L'amministratore di Cassola si è incontrata con la ditta che eseguirà i lavori proprio per decidere modalità e tempi del disboscamento lungo il sedime della strada stessa. E ci si è accordati che si sarebbe potuto procedere tranquillamente per i sepponi, gli alberi di piccola taglia, mentre per quelli più importanti si sarebbe valutato di volta in volta la possibilità di reimpiantarli nella stagione opportuna, quindi in autunno a novembre. Successivamente ci è arrivata effettivamente la richiesta da parte della ditta del disboscamento lungo via Asiago, richiesta arrivata via mail, alla quale, sempre via mail, gli uffici hanno risposto testualmente: procedete come da accordi stabiliti, nel senso che dove si può si recuperano le essenze arboree di pregio per il reimpianto. Questo è esattamente il testo della risposta. Quindi non è mancata affatto la comunicazione. Semmai c'è stato un fraintendimento, nel senso che questa frase è stata interpretata dalla ditta come via libera indiscriminata. E quindi un fraintendimento, ma non certo da parte nostra.